Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video di Hearthstone. Aiuto, sto impazzendo sempre di più. Siamo qua su questa applicazione chiamata Little, molto molto bella. Non so ancora bene come funziona, me l'ha consigliato un amico. Andiamo a vedere come funziona. Allora, dovremmo avere dei puzzle che noi dobbiamo risolvere e vedere quando è che siamo letali. Allora, io direi di provare con Standard Little o Wild, no, Standard. Facciamola normale o l'eroica. Ok, quindi ci sono due tipi di difficoltà. Io proverei con la normale, magari facciamo il primo puzzle. Allora, ok, qua ci dice, sto con BlueStacks, quindi questa è un'applicazione per Android, non so se ci sta anche per iOS. Allora, premi questo teschio se tu credi che riesci a garantire una letale in questo turno. Se invece pensi che non si può fare una letale, premi X qui e niente, e va bene. Allora, ragazzi, ragioniamo un attimo. Io c'ho uno di vita, lui c'ha un sacco di mullo, che a noi non ce ne frega niente. Vabbè, questo qua dovrebbe essere abbastanza facile, no? Sì, questo qua è easy. Cioè, nel senso, piazzi una apprendista del culto, ne piazzi un'altra, riflesso fuso. Aspettiamo, allora, aspettate un attimo. Consumo esattamente 4 mana per piazzare le due Sorceress Apprentice, non mi ricordo il nome in italiano, apprendista del culto. Ok, ne metto, faccio riflesso fuso, quindi 4 più 2 più 2 fa 8, poi il time warp quanto costerà? 1, quindi lo faccio, pesco, metto Antonidas, fireball, continuo a sparare fireball e ho vinto. Ok, ho vinto ragazzi, sì, sono letale, perfetto. E quindi qua c'è anche un sistema di rankate, bellissimo, e possiamo anche vedere la soluzione. Per curiosità, allora, this is definition, ah ok, in pratica te lo spiega sia scritto. Questo è un Exodia Mage, devi sopravvivere a uno di salute e devi avere tutte le carte possibili per la tua letale in mano. Prima evoca le due apprendiste del culto, eccetera eccetera, vabbè, quello che vi ho detto voi, insomma, questo è abbastanza facile. Poi che dice? E questo cos'è? Ah, questo è il prossimo puzzle, ok, pensavo spiegasse ancora di più. Devo garantire se ci sarà una lethal o no. Vediamo. Allora, ragazzi, purtroppo qua non so se è BlueStacks. Ah no, ok, no, è BlueStacks che fa cagare, ovviamente, perché mi devo ricordare bene cosa fanno queste carte. Ok, quindi Nightmare. Perfetto. Abbiamo Nightmare. Questo non penso di qualcosa. Shatter nemmeno. Questo potrebbe essere utile per poterci spaccare il nostro Leper Gnome. Poi abbiamo Trigger a Friendly Minions Death Rattle. Ok, doppio spirito divino che a noi non interessa. Allora ragazzi, semplicemente diamo Nightmare a allo Leper Gnome. Ok, aspettate un attimo che me lo scrivo. Allora, siamo a 6 danni se diamo Nightmare al Leper Gnome. Ok, 6 danni. Poi questo qua triggera su Death Rattle, quindi siamo a 8 danni. Poi questo qua spacca questo e siamo esattamente a 10 danni. Poi che abbiamo? Poi abbiamo una Potion of Madness per fare altri 2 danni, quindi arriviamo a 12 danni. Quindi sarò letale o non sarò letale? Questo è veramente molto bello per poter calcolare le letali. Mi sa che siamo un off. Allora, ricominciamo. Questo è 6, giusto? Ok. Poi che abbiamo? Questo qua possiamo rubarlo e fare 8 danni. Ok, e siamo a 8. Poi trigger a 1, trigger a 2 e mi sa che non siamo letali. No, ho missato la letale. Dai, che schifo. No. Torniamo indietro, ragazzi, e pensiamoci un attimo. Ah no, aspetta, voglio vedere cosa ho sbagliato. Come ho fatto a mancare la lead? Ok, vediamo la soluzione così. Ok, col terror Scale Stalker la letale garantita questo turno. Prima evoca il Primal Fiend Champion e facci Nightmare. Quindi evoca il tuo Stalker e trigger Primal Fiend Death Rattle. Ah, quindi ti dà un altro Nightmare, giustamente. E poi lo uccide per avere il secondo incubo. Madonna, raga. Madonna. E vabbè ragazzi, questa non dico era difficile, però ci avrei dovuto pensare di più, perché sinceramente non vedevo bene l'interazione tra il Primal Fin Champion e lo pterodattilo. E vabbè, siamo a una fallita e una azzeccata. Ragazzi, porca troia, ce la potevo fare. Vabbè,
Ok, mi piace tantissimo. Andiamo al terzo puzzle, ragazzi. Andiamo al terzo puzzle. Oddio, questo qua appare in full screen. Ok, siamo letali o non siamo letali? Calcoliamo. Allora, vabbè, questo qua. Cazzo, se non riesco a calcolare la lethal sono un fesso. Perché sinceramente, cioè, questo è lo Zolok. L'ho giocato un sacco, quindi vediamo un po'. Facciamo un power overwhelming qui. E questo arriva a 5 di attacco, ragazzi. 5-1. Poi che succede? Lui farà un danno. Lui può tranquillamente fare un danno qui. Quindi, ragazzi, io devo contare anche l'RNG positivo. Quindi se io devo contare la lethal devo contare anche l'RNG positivo. Quindi o questo va in faccia o qua. Non deve andare qua. Ok, quindi RNG positivo con power overwhelming. Io attacco e spacco questo. Poi che faccio? Un altro potere travolgente e spacco questo. Questi qua sono 4, 8, 10 danni. Poi abbiamo questo Dark Iron Dwarf. Poi Dire Wolf Alpha per boostarci altri danni. Lui è ancora sul campo. Ragazzi, questo è letale, forza. Sì, è letale, cioè, veramente. Mi fa molto piacere aver spottato la letale. Anche perché, vabbè, era molto semplice. E mi è piaciuto perché è uno Zolok, un archetipo a cui sono molto affezionato. E che non penso tornerà molto facilmente. Anche perché le carte che hanno rivelato di dei cavalieri del trono di ghiaccio non sono molto adatte per lo zoo. A parte quel servitore 1 mana che spacca un tuo servitore e guadagna più 2, ma è troppo poco. Ragazzi, prossimo puzzle, andiamo. Andiamo nel prossimo puzzle. Ok, minchia. Ok, dobbiamo anche pensare che noi abbiamo un minuto e mezzo. Però vabbè, quasi citta. Ok, 24. Vediamo un po', marchio di Chari. Minchia, abbiamo 10 mana. Non posso fare tutto, questo non serve a nulla. Perfetto. Allora, prima, ragazzi, dobbiamo pensare alle carte che non servono a nulla, che sono state messe proprio a caso, tipo questo e questo. Ok, perfetto, le possiamo tranquillamente togliere. Vabbè, non si possono togliere, però me le tolgo mentalmente. Ecco, noi abbiamo tutto il mana possibile, cioè quindi possiamo triggerare questo, questo, 7, 9. E invece no. E invece no. Allora, l'Hero Power non ci serve. Cioè, nel senso, per un danno in più non dovrebbe servirci. Perché abbiamo più 2 attacco di qui, più 4 attacchi di qui. Quindi 2 mana per fare un danno in più non è il top. Quindi noi che facciamo? Noi attacchiamo con questo, peschiamo. Però non sappiamo cosa avremo, quindi niente da fare. Allora, riprendo la penna. Prendo la penna. Faccio 7 danni con questi due servitori. Ancora non boostati dai marchi di Shari. Anzi, adesso ricalcolo i marchi di Shari. E togliamo meno 2 mana. Quindi siamo mana, siamo a 8. 2 Shari e siamo a più 4 di attacco. Quindi abbiamo 9 più 2, 11 danni. Poi Druido dell'Unghia ha 4 danni. Quindi aggiungiamo 4. Abbiamo un altro marchio, me lo sono scordato. Quindi aspettate un attimo. 8 mana con questi, 4 mana con questi. E non ci siamo, e non ci siamo. Bisogna più danno possibile. Quindi il marchio natura ci sta per forza. Ragazzi, devo ricominciare da capo. Ok, ricominciamo da capo. Attacco con questo. Ok, perfetto. Poi marchio della natura. Abbiamo più 4 di attacco. Quindi 5 più 2 più 4. Poi che altro? Questo è gratis e la mettiamo tranquillamente. Più 2. Io devo contare quanto mana sono rimasto. Sono a 8 mana. Sono a 8 mana. I marchi di Shari me li gioco? No. Vabbè, me li gioco dopo. Preferisco giocarmi un Druid of the Claw. Perfetto. Quindi siamo a 4 mana. Ragazzi, è terribile questo calcolo. Veramente sto impazzendo. Quindi 4 mana ancora. Bite non l'ho usata. Bite non l'ho usata. Quindi usiamo anche Bite, siamo a più 4 di attacco. E usiamo un marchio di Shari, siamo a 2. Quindi 8, 10, 19, 21, 23 danni, ragazzi. Siamo letali? No. Quindi io direi che non è letale, perché non ce la faccio più a calcolare, sinceramente. Di 1, vediamo un po'. Sì, ok. Non è letale, ragazzi. È sopravvissuto, infatti come vedete è survived. Esattamente 23 danni. Per un danno non siamo riusciti a fare la letale. E che altro? Che posso... Ah, vabbè. Una cosa bella è quando tu
spammi la emote well played, inizi a giocare carte a caso, anche se sai che non sei letale, però sei molto vicino alla letale, l'avversario si spaventa e quitta. Funziona, ragazzi, provatelo. Provatelo, funziona. Ho visto tanti video troll su YouTube di questo genere, gli avversari ci cascano, quindi ragazzi non dare tutto per vinto, fate un po' di giochi mentali all'avversario e se ci casca è un pollo come questo qua che vediamo. Ragazzi, che dire, Lethal è veramente una bella app, questo è il primo episodio, ce ne saranno tanti altri, quanti sono i puzzle. Ragazzi, grazie mille per avermi seguito, fatemi sapere cosa ne pensate di questa applicazione, è molto molto bella. Voi mi trovate nei social in descrizione, che dire, iscriviti se ti va, lascia un bel mi piace, sempre se ti va, e ci si becca al prossimo video.